Volete una caramella? Vi servirà perché dopo l'amarezza di quello di cui vi sto per parlare, vi servirà del dolce. Ciao a tutti, sono Vicky ed eccomi qui con la recensione di un nuovo libro. Allora, questo me l'ha regalato mia madre, l'ha trovata una bancarella. Mi dispiace mamma, però non mi è piaciuto per niente. Sconsiglio a tutti gli effetti. Si tratta di Brivido di Christine McCloy, che a sua discolpa può avere soltanto il fatto che ha scritto il libro nell'89, se non sbaglio, e soltanto questo, perché praticamente raggiunge i livelli dei libri di oggi, quelli più pessimi, stile After e cose del genere, anche se io non ho mai letto After, però ho visto recensioni e è assolutamente un libro orrido che io consiglio di leggere al piccolo Ruby. Piccolo Ruby, se mi stai guardando in questo momento, recupera questo cavolo di libro perché può entrare perfettamente a far parte di libri di merda. Allora, la trama. Abbiamo questa ragazza, Ellie, che torna al suo paese natale da New York, in un paesino più, diciamo, più rurale, un po' più rustico, insomma, perché è morta la madre, quindi va a stare un po' col padre. Qui e lei a New York lascia un fidanzato, tra l'altro molto, veramente un bravo ragazzo, è innamorato di lei. Qui conosce, insomma, vede un ragazzo suo vicino di casa che è una sorta di mezzo indiano e lei se ne innamora follemente, prova un'attrazione indicibile per questo essere e comincia a farci sesso. E questa, cioè, non c'è una vera trama nel libro, cioè praticamente è lei che si innamora di questo, mette le corna al ragazzo e fa dei ragionamenti, pensa a sua madre e nulla. Questa è la trama del libro. Vabbè, poi praticamente c'è il fatto che lui le spezza il cuore perché lui si vuole solo divertire, come si era capito già dall'inizio. Ma lei no, lei è super innamorata, anche avendoci scambiato soltanto due parole con questo essere, e invece pensa no, lui per me cambierà, lui sicuramente non andrà via, anche perché lei poi rimane incinta di lui. Questo video è pieno di spoiler, ma non mi preoccupo molto di rovinarvi il libro perché è orrido. Rimane incinta di lui, lei dice no, lui starà con me, eccetera eccetera, e lui le dice questa frase: era solo una scopata. Ma glielo stavano dicendo tutti. Cioè, lei ha lasciato un ragazzo meraviglioso che tra l'altro è venuto anche a trovarla da New York, carino, gentile, premuroso, innamorato, un bravo ragazzo, un ragazzo con la testa sulle spalle. No, beh certo, questo è proprio lo stereotipo della ragazza che deve, della brava ragazza che si innamora dello scapestrato di turno, di quello drogato, di quello che non lavora, di quello che fa i festini con la moto e fa dannatamente bene sesso e lei si innamora. Ora ragazzi, io non so come voi la pensiate sul colpo di fulmine. Secondo me il colpo di fulmine non esiste, o meglio, esiste se noi parliamo di attrazione, perché ovviamente il colpo di fulmine è una cosa, una persona bella o comunque che ha delle caratteristiche, un fascino, comunque ti attrae. E siamo tutti d'accordo, in quel senso esiste. Però quando si tratta di amore, cioè difficilmente se io incontro una persona per un attimo senza neanche parlarci mi posso innamorare di lei veramente, posso avere una cotta, un'attrazione, ma non amore. Cioè lei con questo ragazzo in tutto il libro ci aveva scambiato 10 frasi per puzza e lei è innamorata di lui. E no cara, cioè tu sei infogliata veramente, e questo abbiamo capito tutti, perché cioè lei non fa che saltargli addosso, lui salta addosso a lei, non fa altro che togliersi i vestiti quando c'è lui, eccetera eccetera. Però lei dice che ha perso la testa, che è innamorata, ma come fai ad essere innamorata di una persona che con cui hai scambiato due parole in croce? Perché scambiano due parole in croce, lui non parla mai, proprio da classe proprio indiano, che non parla, fa solo sesso, fa sesso in modo divino, e niente, è questa la trama. Allora, adesso non so se è l'autrice come scrive o se è la traduttrice, il traduttore che scrive male, che traduce male, però le frasi, i paragrafi sono divisi in maniera strana, a ogni capitolo non c'è anche neanche il numero, cioè non c'è scritto un capitolo, due capitoli, cioè lo devi un po' intuire,
ci sono virgole e punti messi in punti strani, in modo che le frasi risultano abbastanza strane, non fluide, non lo so, tutto sembra un po' forzato. È un libro di una storia e con personaggi di una banalità e di una stereotipicità. Vabbè, i personaggi sono stereotipatissimi, proprio all'estremo. C'è lei che è la classica ragazza, bla bla bla, che quando è il ciclo è agitata, è nervosa, beh, proprio questo è il classico stereotipo, che si innamora del ragazzo scapestrato perché lei è una brava ragazza e lui è la sua distrazione, il suo peccato, la sua passione. C'è il povero bravo ragazzo di turno che viene mortalmente snobbato e io invece praticamente, pur non essendo un libro fantastico, cioè, a me piaceva lui, quello bravo, perché cioè, poveraccio, poi si è fatto tutti quei chilometri per venirti a trovare, ti adora, cioè sei proprio una stronza. Allora, non si tratta di vivere liberamente la propria sessualità o qualcosa del genere, perché qui, a differenza dei libri che circolano adesso, non c'è lo stereotipo della ragazza vergine, perché questa è bella, galoppa bene su questo campo, e ok, però non è quello il fatto, perché comunque lei tradisce, cioè a me le persone o i personaggi in questo caso che tradiscono mi fanno schifo, per cui cioè, lei tradisce il suo fidanzato con questa persona, ha molte possibilità di dire al fidanzato la verità, ma è continuamente vigliacca, egoista e non lo fa. E quindi è un personaggio di cacca questa ragazza, quest'Ellie è una protagonista di merda, quindi Ruby, ti prego, cioè tu devi leggere questo libro e recensirlo. Guarda, non ci metti neanche tanto a leggerlo perché è molto scorrevole, perché non c'è molto da ragionarci su, la trama è di cacca e niente, alla fine ti fa capire che lei si è innamorata di questo scapestrato e lui l'ha mollata come tutti sapevamo dall'inizio, perché non provava assolutamente nulla lui per lei, testuali parole, era solo una scopata, anche se poi se ne sono fatte mille. E lei incinta se ne torna a casa e forse chiamerà il suo vero ragazzo, che poi vabbè aveva scoperto in realtà che lei lo tradiva, se n'è andato furioso eccetera eccetera, forse lo chiamerà, torna con la coda fra le gambe e niente, cioè non c'è trama, non c'è morale, non c'è, cioè è ovvio che se ti innamori della persona sbagliata, perché quella era una persona sbagliata, cioè non si tratta di stereotipo del tipo so che non si giudicano le persone dalle apparenze, ma non è che questo ragazzo era solo dalle apparenze sbagliato, era da tutti i suoi comportamenti, da tutto che era sbagliato, quindi si è cercata lei e quindi cioè, non c'è una trama, era ovvio che andasse a finire in questo modo. Quindi personaggi stereotipati, trama stereotipata, inutile, senza neanche una morale. E che cosa vi devo dire? Fa veramente schifo questo libro, dove si parla sempre di ci sono continuamente, cioè loro vanno sempre a bere, allora praticamente Ellie non mangia mai, non ho fame, cioè non ha mai fame, non mangia mai questa ragazza, beve solo, poi c'è alcol, droga, per farti vedere che la vita divertente e spericolata è quella lì, insomma. L'unica scusante è che il libro è dell'89, quindi non è molto recente, ma anche adesso si fanno libri su questo genere. Io spero che questa donna, so pure che questa donna ha scritto dell'altro, ma non leggerò mai niente di questa donna perché l'ho finito a fatica questo libro, per quanto possa essere scorrevole e poco corposo, cioè veramente quando i libri fanno schifo. E nulla ragazzi, è stata proprio per questo poi servono le caramelle, perché ti mette un amaro, ti mette un'angoscia, ti mette proprio una rabbia verso di lei, una protagonista traditrice, egoista, falsa, codarda, ed è questo Brivido. Questo è Brivido. Spero che la recensione vi sia piaciuta e io provvederò subito a sbarazzarmi di questo libro. Noi ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video di qualunque altro genere. Vi invito, se non l'avete ancora fatta, ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video che carico. Vi basta cliccare sul tastino iscriviti e mettere mi piace a questo video se appunto vi è piaciuto, per supportarmi. Un bacio e alla prossima. Ciao ciao!